Ed eccoci con una nuova parte di Polifemo. La situazione del commercio tarantino sta davvero esplodendo. La disperazione degli operatori commerciali si tocca con mano. L'esasperazione è evidente. Qui siamo in via Liguria e vedete la morte del commercio, viene, o meglio un commercio moribondo, viene annunciato da un sit-in pacifico con tanto di cartelloni. Le scritte parlano chiaro anche con riferimento alla richiesta più aree urbane del commercio, meno centri commerciali. Siamo con il presidente della delegazione di Confcommercio Taranto per quanto riguarda Italia Montegranaro, Giuseppe Spadafino. Ormai queste manifestazioni sono sempre più frequenti e la dicono lunga sulla tensione che si vive per poter lavorare. Chiaramente tutto questo accade perché purtroppo ci mancano gli interlocutori. Abbiamo provato come Confcommercio su più tavoli a fare delle concertazioni, perché il compito della nostra associazione era proprio evitare questo tipo di manifestazioni. I commercianti non ce la fanno più, sono arrabbiati perché ci manca l'interlocutore. Sono mesi che abbiamo cambi di assessorati, parliamo con degli assessori per poter portare a termine dei programmi, ma puntualmente questi vengono cambiati e tutto decade. Tutto ciò che viene ragionato sui tavoli puntualmente non viene poi rispettato. Ecco, gli aspetti maggiormente critici, i punti delle criticità. Vabbè, ne potrei elencare tantissimi. Dalla tassazione abbiamo questo dissesto che perennemente viene nominato come fatto che siamo alla fine, ma oggettivamente noi siamo ancora in dissesto, perché sennò le nostre tasse sarebbero ridotte. Siamo tra quelli che puntualmente vengono attaccati anche da situazioni tipo questa dei cordoli, che è la goccia che fa traboccare il vaso, perché qui non ci dobbiamo far strumentare. Non ci sono le caratteristiche, parlo di via Liguria e parlo di Cesare Battisti, per quello che riguarda la viabilità. La carenza di parcheggi, i commercianti hanno fatto un parcheggio su via Emilia Campagna, questo non ci ha dato è stato fatto in modo che venisse tolto ai commercianti. Abbiamo un mercatino che vorremmo difenderci con i denti, perché tutti i discorsi fatti con l'amministrazione che puntualmente vengono. Queste le ragioni della protesta, si andrà avanti ad oltranza fin quando non ci saranno risposte? Assolutamente sì, perché purtroppo la nostra missione di concertazione purtroppo è finita, non ce la facciamo più. Il rischio è che i commercianti se la prendano con le associazioni. E poi si finisce con la guerra tra i poveri. Non dobbiamo fare la guerra fra i poveri, non ci deve essere lo scontro fra cittadini e commercianti, perché quella del cordolo è stata strumentalizzata. Se chiudono le serrande, se chiudono le luci, qui tutte le persone che quotidianamente fanno il loro percorso, che hanno la loro interlocuzione, non hanno più quegli interlocutori. Un'ultima cosa, noi avevamo le circoscrizioni, il commerciante con le sue delegazioni ha sostituito un punto di riferimento, siamo diventati noi, è questo che dà fastidio all'amministrazione, è forse questo che il sindaco ha nominato le vie Medaglie d'Oro, le vie Alemagna Grecia, una pista ciclabile che avrebbe avuto la capacità di avere una valenza se avessero accettato solo il nostro progetto di biciclette presentato. Abbiamo presentato un progetto sui fiori, su via Liguria, tutto a spese dei commercianti, non bocciati, non abbiamo più sentito nessuno, tutti progetti seri a spese dei commercianti.